Sì, la cosa che mi sento di dire è crederci. Se uno capisce che c'ha come dire, la passione, il virus, la malattia dell'arte, ma intesa in quanto passione vera, disposto a fare sacrifici, a mettercela tutta, non farsi incantare dalle sirene del facilismo, dei grandi fratelli e quant'altro, questo è il mestiere più bello del mondo, che però sottintende delle grandissime difficoltà e anche dei momenti di grande disagio. Per uno che ce la fa, ce ne sono altri, che non, altri 99 che magari fanno un altro gioco. Io sono contento perché, come dicevo prima in un'altra intervista, la mia è una storia particolare. Io non appartengo a caste né lobbies né ai salotti che contano. Per cui ho creduto fermamente, anche follemente, a quello che ho fatto. Ai giovani dico solo: se sentite fra voi e voi di avere questa passione, mettetecela tutta, perché al di là di qualunque retorica, ognuno di noi sa se è un fatto di atteggiamento o un fatto di cuore. E questo è importante, ognuno di noi lo sa.